Eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Intanto buonasera a tutti, benvenuti in Terra d'Arneo, perché siamo in Terra d'Arneo, un pizzo di territorio che è particolare per la sua bellezza, è particolare per i suoi ecosistemi, è particolare per le bellezze architettoniche, è particolare anche per la brava gente che vive in questo territorio. Ecco, in questa circostanza noi vorremmo presentare il progetto Primavera della Legalità, un progetto che vedrà coinvolta la comunità di Leverano, vedrà coinvolto il territorio dell'Arneo, perché ci sono anche partecipanti che vengono da altri comuni limitrofi, circa 120, che io ringrazio perché loro saranno i veri protagonisti di questo progetto. Così come anche ringrazio, a nome di Lega Ambiente Leverano e Terra d'Arneo, ringrazio anche le famiglie, perché anche loro hanno dato un segnale forte e chiaro di quanto ci sia il desiderio di partecipare alla vita della comunità, partecipare alla vita del territorio, partecipare e fare parte di quell'energia che nel territorio si muove in direzione costruttiva, in direzione per la tutela della legalità e della bellezza. Chiaramente un saluto e un ringraziamento ai rappresentanti istituzionali, in senso orario diciamo ringrazio Antonio Morciano, già comandante del NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce, rappresentante di Lega Ambiente, presidente Filomena, che starà qui con noi e darà una panoramica di quello che è il progetto nella sua sostanzialità, Stefano Casto, ovviamente anche lui un esperto che sarà una delle guide importanti che Lega Ambiente utilizzerà proprio per dare ai ragazzi l'opportunità di fare delle belle esperienze. Qui abbiamo la presenza anche del consigliere regionale Donato Metallo, già presidente e già sindaco della comunità di Ragale, attualmente presidente della sesta commissione presso la regione Puglia, e poi man mano che andremo avanti daremo informazioni più dettagliate sui partecipanti. Un ringraziamento al dirigente scolastico del secondo polo, la professoressa Antonella Cazzato, il sindaco Marcello Rolli e tutti gli amici, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Cosimo Durante, presidente del Galla Terra d'Arneo, se ne sto dimenticando qualcuno ditemelo, e tutti gli amici che direttamente o indirettamente, la dottore, ecco perché dicevo. Allora ringrazio anche Viviana Matrangolo, perché diciamo è una presenza forte, ha portato, io lo sento, un'energia importante per la sua storia e per quello che sua mamma Renata Fonte ha rappresentato per questo territorio, per cui la ringrazio fortemente per essere qui questa sera. Poi ringrazio Paolo Paladini, il nostro rappresentante responsabile garante dei disabili della comunità di Leverano, grazie Paolo per essere qui, e tutti gli altri, magari qualcuno mi sfuggerà perché vi vedo così. La dottoressa Margiotta della regione Puglia. Ecco, dove sta? Ecco perché dicevo, ad averceli qua io avrei seguito. Allora, la dottoressa, allora poi una alla volta tanto li presenterò. Ok. Allora, perché Primavera della Legalità? E questo è il titolo che noi abbiamo dato al progetto. L'abbiamo intesa primavera in termini proprio di risveglio di che cosa? Risveglio della consapevolezza, risveglio delle coscienze rispetto a quelle che sono le tematiche ambientali, rispetto a quelle che l'importanza che ha la tutela del territorio, ma soprattutto diciamo una situazione nella quale attraverso l'impegno attivo si possano fare delle esperienze con le quali la coscienza diventa sempre più consapevole anche di se stessa, ok? E questo induce diciamo anche a cambiare i comportamenti.
Quindi le buone azioni, le buone pratiche sono proprio, diciamo, a cascata, discendono da una consapevolezza maggiore che si va via via affermando attraverso l'esperienza. Noi abbiamo voluto dare questo taglio, cioè un progetto a carattere esperienziale, dove i ragazzi si possano veramente sporcare le mani in senso buono, diciamo, vivere l'esperienza con la testa, col cuore, ma anche con le mani, con le gambe, con tutto il corpo, perché lì dove c'è sensorialità, c'è emozione, c'è motricità, movimento, azione intenzionale, lì la mente cambia, lì la consapevolezza, diciamo, cambia. Quindi, diciamo, passiamo subito, diciamo, a dare la parola al presidente di Legambiente, Filomena Mi, che ci darà dei dettagli rispetto proprio ai contenuti del progetto. Prego. Buonasera a tutti, grazie veramente di essere venuti qui così numerosi. Mi piace tanto che ci siano anche i ragazzi qui ad ascoltare, veramente. È molto bello questo. E io non voglio togliere tempo perché siamo tanti e quindi vorrei che poi gli esperti presentassero i loro laboratori. Voglio solo dire che diciamo, all'interno del nome della nostra associazione, Legambiente, ci sono già presenti due parole importanti di questo progetto, legalità e ambiente. E queste due parole, questi due concetti risuoneranno all'interno di tutti i laboratori attraverso dei linguaggi diversi, un linguaggio di tipo scientifico, un linguaggio di tipo artistico, un linguaggio di tipo naturalistico, ma queste due parole accompagneranno tutti i laboratori. E un'altra parola risuona all'interno del titolo, del nome del progetto, la parola bellezza. E anch'essa verrà declinata attraverso il contatto con la natura, attraverso la manualità, attraverso il lavoro di ricerca che faranno questi ragazzi. Perché alla fine, se uno non riconosce la bellezza, non ne comprende appieno la sua importanza, non la sa difendere come un bene veramente prezioso. Allora, quello che vogliamo fare con loro, con i ragazzi, è sensibilizzarli a questa bellezza. Ma perché? Forse perché non la sanno riconoscere? Non voglio dire questo, voglio dire però che forse ci stiamo abituando, purtroppo, anche alla bruttezza. Perdonatemi la forzatura, no? La bruttezza in che senso? Nel senso che spesso ci troviamo a vedere, ad assistere a illegalità, a situazioni, diciamo, nelle quali vediamo il nostro territorio in qualche modo deturpato. Forse ci stiamo abituando a vedere i rifiuti lungo le ciglia della strada, le discariche abusive, gli incendi. Non vorrei mai che nessuno di noi si abituasse a questo. Cioè, dobbiamo mantenere quell'indignazione, che non deve essere l'indignazione di un momento, ma deve essere un percorso, deve essere una collaborazione con le istituzioni, deve essere una collaborazione con le forze dell'ordine che tanto fanno ogni giorno per combattere l'illegalità. Vi do due dati. Nel rapporto che ogni anno Legambiente fa, quello delle ecomafie, il rapporto ecomafia 2020 relativo ai dati del 2019, i reati ambientali, quindi l'illegalità ambientale, continua a crescere e la Puglia è al secondo posto per reati ambientali ed è al primo posto per quanto riguarda il ciclo illegale dei rifiuti, è al primo posto per quanto riguarda le azioni contro la fauna e per la speculazione edilizia, il cemento. La provincia di Lecce e quella di Bari sono tra le prime 10 province dove l'illegalità e i reati ambientali sono molto diffusi. E perché vi dico questo? Vi dico questo perché secondo noi il cittadino deve essere un cittadino attivo, deve essere un cittadino che collabora con le istituzioni fanno la loro parte, però la nostra parte la dobbiamo fare tutti i giorni. E allora attraverso questi laboratori vogliamo condurre, vediamo quello che riusciamo a fare, dei cittadini consapevoli della bellezza e cittadini attivi, che sanno qual è il loro ruolo.
E nei laboratori, molti di questi laboratori si basano sulla citizen science, che è un termine inglese che significa scienza del cittadino, la scienza fatta dal basso, quella condotta dai cittadini che semplicemente si organizzano, vanno sul territorio, raccolgono dati, li elaborano, li rendono pubblici alle istituzioni, alla pubblica attenzione. Questo movimento dal basso crediamo che possa venire anche dai ragazzi, che possano essere abituati a fare questo. Quindi scenderanno sul territorio, raccoglieranno dati, li valuteranno, ma racconteranno anche le loro emozioni, le loro impressioni, rendendosi sempre più consapevoli. E questi laboratori saranno guidati da questo filo conduttore, quindi il filo conduttore della bellezza, del riconoscere il bello, il filo conduttore della cittadinanza attiva. E poi ci auguriamo che tutto questo, che lo abbiamo programmato, venga restituito alla comunità in una grande festa, una festa della legalità, dove i ragazzi saranno i protagonisti, magari con le famiglie e con tutti i cittadini che si vorranno avvicinare, e restituiranno alla comunità quello che hanno sentito, raccolto, visto, attraverso varie forme, che può essere quella teatrale, la fotografia, i risultati che hanno raccolto. Quindi c'è tanto lavoro da fare, io ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio, allora prima di tutto mi sento ringraziare gli istituti scolastici perché hanno veramente aderito con gioia, si sono impegnati e hanno riconosciuto il valore di questo progetto. E l'amministrazione comunale che ci ha aiutato, ci ha dato temporaneamente questa sede per poter svolgere le attività che si svolgeranno in minima parte, diciamo, al chiuso, maggior parte saranno fuori, all'aperto, insomma, di tipo fortemente esperienziale, in cui i ragazzi conosceranno i luoghi e anche di certe, anche di buone pratiche, può essere l'area marina protetta, può essere un porto selvaggio, può essere anche la conoscenza di persone che tutti i giorni si battono anche per le buone pratiche e per la difesa della legalità e della difesa dell'ambiente, fino a dare la vita. Quindi ringrazio di nuovo, come ha fatto Fernando, le famiglie, perché il fatto che tante famiglie hanno aderito a questo progetto vuol dire che c'è una bella energia, una bella sensibilità rispetto a questi temi. Ringrazio ancora il GAL per Adarneo perché ci ha aiutato e ha fornito alcuni mezzi necessari per lo svolgimento di questi laboratori, e ringrazio tutti voi, ringrazio gli esperti perché hanno creduto anche loro fin dall'inizio a questo progetto, e tutti i volontari di Legambiente, dicendo loro che siamo solo all'inizio di un lavoro lungo ma spero veramente entusiasmante. Grazie a tutti. Grazie Filomena. Sindaco Marcello Rolli. Da anni questa amministrazione è in prima linea, diciamo, per tutelare i diritti del cittadino, tutelare la sicurezza attraverso anche la Polizia Municipale, ma soprattutto è impegnato, diciamo, per andare nella direzione che noi riteniamo la direzione giusta, quella di partire dai bisogni essenziali ma sostenere anche, diciamo, altri bisogni, che siano bisogni cognitivi, siano bisogni culturali, anche spirituali, perché no. L'amministrazione comunale in questi anni ha dimostrato grande sensibilità rispetto a tutte le tematiche di cui oggi si sta parlando. Il progetto prevede anche la nascita di una Green Hub che sarà il cuore pulsante, diciamo, nella vita di Leverano, per la comunità e per il territorio, dove le tematiche ambientali saranno declinate, diciamo, con diversi linguaggi. Io per questo ringrazio il sindaco per la ampia disponibilità manifestata rispetto a questo progetto, ma soprattutto per l'impegno che costantemente, insieme a tutta la civica amministrazione, continua a profondere proprio per andare in questa direzione. Grazie sindaco. Tanto grazie a voi, buonasera a tutti, buonasera. Ringrazio voi per questo progetto molto importante e significativo che Filomena ha appena illustrato. Ci sono tante bambine e tanti bambini, quindi, come dire, non si può essere superficiali, no? Quando si ha davanti i bambini bisogna trovare il giusto canale di comunicazione per essere chiari e per essere totalmente onesti. Allora, partiamo da una domanda.
dove si sviluppa l'illegalità? Quali sono i contesti nei quali si alimenta la mancanza di rispetto per le regole fino a diventare poi criminalità? In quei luoghi dove le istituzioni sono assenti, no? Dove la scuola non svolge bene il suo ruolo, dove le amministrazioni non ci sono. E quindi partiamo da questo, l'importanza di vivere l'esperienza della scuola in maniera intensa. La scuola è il luogo in cui ci sono delle regole chiare. Ogni giorno noi sappiamo esattamente che cosa deve succedere. Ci sono delle figure che dobbiamo rispettare, alle quali ci affidiamo, e devono essere figure importanti. Quando la scuola funziona, si contrasta fortemente la formazione, la crescita dell'illegalità, perché si impara ad essere individui che sanno rapportarsi con altri individui, che conoscono le regole chiare, che le rispettano, e da lì poi si continua a essere cittadini, poi, come diceva prima Filomena, responsabili, attenti, che si sanno indignare davanti alle bruttezze, che non si abituano alle bruttezze. E questo quando la scuola funziona. La scuola a volte non funziona, e in Italia, purtroppo, dobbiamo dirlo, a volte la scuola non funziona, c'è tanta dispersione scolastica. Quando il 20%, il 30% dei nostri ragazzi non completa gli studi o abbandona la scuola, beh, è chiaro che da quella percentuale molti di loro si perderanno e sarà difficile poi recuperarli. Quando le istituzioni, le amministrazioni, per esempio, in questo caso quella che io rappresento, no, non funziona bene e si dimentica delle periferie, si dimentica degli spazi marginali, si dimentica di curare gli spazi pubblici, di avere un buon rapporto con le scuole, fare in modo che le scuole funzionino, che i servizi funzionino, beh, quelle sono condizioni nelle quali si alimenta poi la diffusione dell'illegalità. E un'altra riflessione voglio fare, questa la faccio proprio con grande dispiacere. Un paese come l'Italia, che ha bisogno di progetti di educazione alla legalità, forse non è un paese normale. Noi non siamo un paese normale, perché l'Italia ha bisogno di finanziare progetti per educare alla legalità. Dovrebbe essere scontato per un paese civile, no? Che ha una bellissima Costituzione, che ha dei servizi essenziali che sono stati garantiti, dove i diritti fondamentali, tutto sommato, sono garantiti, cosa che in altri paesi non avviene. Però in ogni settore poi ci sono delle cose che non funzionano. E quindi viviamo in un paese che non è un paese normale, dove i magistrati, quando si danno da fare, fanno il loro lavoro, vengono uccisi. Quando una cittadina, perché difende un'area importante, che può diventare, che diventerà un parco, viene ammazzata. Quando i magistrati, i poliziotti. Ecco, in un paese del genere, quel paese non è un paese normale. E ancora adesso noi dobbiamo alimentare questi progetti. Allora, l'obiettivo, e chiudo, quale deve essere, lo dico ai bambini, ai genitori, agli insegnanti, lo dico a me stesso. Noi dobbiamo fare in modo che questo diventi un paese normale, dove non sarà più necessario fare progetti di educazione alla legalità, perché si deve vivere in un contesto in cui normalmente dobbiamo rispettare le regole. Gli imprenditori devono pagare i loro dipendenti e non sfruttarli, per esempio, e i magistrati devono fare correttamente i magistrati, i politici non devono pensare al loro interesse, ma visto che sono stati votati dai cittadini, pensare agli interessi della comunità, e i bambini devono crescere e fare i bambini in contesti civili e non in periferie o in luoghi marginali dove sono obbligati per varie ragioni ad abbandonare la scuola e dove la scuola se ne dimentica. Ecco, questo è l'augurio che vi faccio, di lavorare per far diventare questo un paese normale. Grazie, grazie. Grazie Sindaco. Cosimo Durante, Presidente del GAL Terra d'Arneo. Presidente, l'Unione Europea da anni stanzia dei soldi molto ingenti per promuovere lo sviluppo locale. Chiaramente lì dove c'è sviluppo c'è emancipazione, c'è apertura mentale,
vengono soddisfatti i bisogni essenziali, c'è il lavoro, non c'è marginalità. Ecco, il Galla Terra d'Arneo in questi anni ha portato avanti una politica proprio rivolta a tutto questo. Ecco, in quanto rappresentante di una istituzione importante e territoriale, la tua esperienza, diciamo, che chiarisca un po' come vengono spesi i soldi europei e che tipo di ricaduta, diciamo, questa spesa pubblica ha sul territorio. Prego. Questo è 3 minuti. La domanda è lunga. Non basterebbe la mia. Grazie Fernando. Ovviamente al di là degli scherzi, effettivamente per poter spiegare tutto quello che ha chiesto Fernando, che ringrazio per l'invito insieme a tutta la comunità di Lega Ambiente di Leverano e Terra d'Arneo per l'invito, ma soprattutto per la collaborazione e per il patrocinio richiesto al Galla Terra d'Arneo. Ci vorrebbe veramente magari un paio di settimane, ma non è possibile, anche perché dobbiamo fare presto, il sindaco oggi fra l'altro ha numerosi impegni come tutti noi, e fra l'altro non a caso lui oggi dovrebbe anche festeggiare il suo 4º anno dalla sua nomina a sindaco, proprio il 12 giugno, insomma. Quindi ha diversi impegni da fare. Io ricordo il mio 22 maggio 1900, eccetera, eccetera. È bene ricordare il 12 giugno, che poi fra l'altro è la vigilia di Sant'Antonio. Anni veramente, non 40. Va bene, intanto dicevo grazie a voi per averci chiesto di collaborare, anche perché si tratta di un progetto importante che è fortemente in linea con quelle che sono le direttive dell'Unione Europea, come diceva Fernando, ma soprattutto con le linee guida del nostro piano di sviluppo locale, che fra l'altro come titolo è proprio Parco della Qualità di Terra d'Arneo, quindi parco. Partiamo da quella parola parco, e ovviamente con un piano di sviluppo locale finanziato attraverso la Regione Puglia, con il piano di sviluppo rurale finanziato con fondi europei, che ovviamente anche noi ci accingiamo a portare avanti e a concludere come programmazione con un'esperienza che l'anno prossimo festeggeremo 25 anni. Quindi un gruppo di azione locale ormai solido, che si è consolidato sul territorio, ma soprattutto ha fatto di tutte quelle tematiche che effettivamente sono emerse da forti criticità attraverso una sorta di analisi SWOT che noi portiamo avanti e che andiamo ad analizzare puntualmente giorno dopo giorno, l'abbiamo vista come grande missione. Una grande missione di sviluppo, perché voi sapete che questa è la terra del riscatto, la terra d'Arneo, la terra che effettivamente 70 anni fa, proprio ieri con Marcello ne abbiamo parlato e stiamo portando avanti un discorso per riportare in auge quella pagina che poteva sembrare così ingessata e che invece è una pagina che è diventata punto di riferimento essenziale per le novità e le innovatività portate su questo territorio grazie a tanti imprenditori illuminati. Tu avete citato 2 volte, sia tu che Filomena, le famiglie. Una comunità è famiglia e si sente famiglia quando effettivamente le battaglie vengono condivise. Noi stiamo portando avanti come gruppo di azione locale una grande battaglia, quella di far crescere questo territorio sotto il profilo soprattutto culturale, ancora prima che economico. E su questo ci stiamo impegnando moltissimo con i fondi europei. Fondi europei dove effettivamente anche lì, se non stiamo attenti, la illegalità e l'utilizzo spesso e volentieri in maniera diversa di quella che potevano essere gli obiettivi per i quali sono stati stanziati, spesso è ovviamente molto facilmente aggredibile. Quindi su questo noi abbiamo molta attenzione. E poi i temi sui quali ci siamo incontrati: il turismo sostenibile, ma non solo il turismo sostenibile, il turismo religioso, ma da quella parola parco significa che noi ci siamo impegnati molto sulla questione collegata con l'ambiente. E voi avete toccato con mano le tante iniziative. Tant'è vero che in uno dei tanti progetti che abbiamo finanziato sui 12 comuni del Galla Terra d'Arneo, uno è quello del comune di Leverano, dove se non sbaglio è stata finanziata proprio una parte di rivisitazione della,
della Fichella, che viene gestita puntualmente in maniera puntuale insieme al Giardino delle Frate dall'associazione Inachis, che collabora anche su questo territorio. La collaborazione, la sinergia tra associazioni, Lega Ambiente, che è diventato un punto di riferimento straordinario, un'altra associazione che nasce e che è in sinergia con le istituzioni, il Comune, e Sindaco consentimi di salutare tutti i tuoi consiglieri comunali presenti, compreso il Presidente del Consiglio, insieme alla grande istituzione per eccellenza, che è quella educativa per importanza, oltre alla famiglia, che sono le scuole. Questa collaborazione, questa sinergia sta facendo sì che effettivamente questo territorio, e io quando parlo di territorio non parlo più di comunità di Leverano, anche se sono ovviamente il leveranese, uno dei leveranesi DOC, ma parlo dei 12 comuni di Terra d'Arneo che stanno crescendo sotto il profilo non solo della crescita, come dicevo, economica, ma soprattutto culturale, con una produzione lordo vendibile veramente straordinaria, ma sta crescendo soprattutto con il grande senso di comunità, quella parola comunità che ci deve sempre di più accomunare. Fa piacere questa sera che c'è la figliola della nostra compianta Renata Fonte, ci fa piacere perché effettivamente deve sapere che sui nostri depliant abbiamo messo come copertina, su quella del Gallo della Tarnia, solo ed esclusivamente si parte proprio con il parco di Porto Selvaggio. Anche quello è stato il grande riscatto non per Nardò, è stato il riscatto di una terra, e che con il sacrificio della compianta consigliera allora Renata Fonte, ovviamente adesso tutti possiamo goderne di quella bellezza la quale non possiamo ovviamente mai venire meno. La bellezza alla quale noi dobbiamo accomunarla alla speranza. La speranza che questi ragazzi, questi giovani, quei ragazzi che ieri sera Marcello abbiamo visto gioire per il documentario che loro stesso hanno creato, sentendosi registi, attori, per il documento che alle 8 sarà fatto, proiettato presso le Fattizie, si sono sentiti interpreti. Allora quella speranza e la bellezza deve diventare ovviamente il principale interprete di una comunità che continua a crescere. Noi continueremo a farlo con forza, con sinergia, ma soprattutto condividendo con le comunità quello che effettivamente, quelli che saranno gli obiettivi futuri per la prossima programmazione. E nella prossima programmazione, mi rivolgo al Presidente della Commissione, partendo dal basso, la condivisione di una strategia di sviluppo locale per i nuovi piani che i GAL dovranno condividere, non possono che non partire da quelle che sono queste buone prassi. E questa buona prassi parte anche da un laboratorio nato a Veglia con il centro dell'avifauna, allora voluta da Cosimino, dal già consigliere comunale di Veglia, da quel centro dell'avifauna che va a collegarsi con questo progetto veramente straordinario. Noi dobbiamo dare continuità per arricchirlo, per farlo diventare interprete importante di qualcosa che deve essere ancora più creativo, ma soprattutto patrimonio di tutto il territorio, non solo della comunità di Leverano, ma dei 12 comuni della Terra d'Arneo per quello che ci riguarda. Grazie per quello che state facendo e grazie soprattutto alle famiglie. Grazie Preside e Presidente, grazie Cosimo. Allora, a questo punto passerei a presentare tutti i laboratori, dove ciascun esperto, diciamo ovviamente con un tempo molto molto ridotto in 2 minuti, ecco, la presentazione di ciascun laboratorio, si dia la possibilità anche alle famiglie, per chi non conoscesse in maniera dettagliata i contenuti, anche di prendere visione di questo aspetto. Ok? Allora, il primo laboratorio sarà quello dal titolo QR Map. La professoressa Mirto, diciamo, è qui per presentarlo. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Sto riconoscendo alcuni miei alunni, quindi sono contenta, insomma, di ritrovarvi qua. Vi presento in breve il mio laboratorio. Il laboratorio si chiama QR Map e noi ci agganciamo alla bellezza del nostro territorio. I nostri ragazzi conoscono tante belle cose, ma non conoscono la città
nel nostro paese, le Verano. Quindi che cosa abbiamo organizzato? Abbiamo deciso di organizzare, ci siamo inventati cosa piacerebbe al turista conoscere di Leverano. Quindi abbiamo pensato a 6 tour virtuali che rappresentano i monumenti, le enoteche, il birrificio e altre bellezze che sono presenti sul nostro territorio, e i ragazzi andremo in giro con i nostri ragazzi ad acquisire video e immagini tramite il drone che abbiamo vinto in un altro progetto. Questo ci consentirà di arricchire quindi le bellezze del nostro territorio con materiale assolutamente che non è presente, e sarà fruibile sia attraverso il cartaceo che attraverso anche le pagine web del nostro istituto. Io non posso che ringraziare la mia dirigente che è qui presente, che ci sprona sempre ad essere altamente innovativi e a pensare sempre a cose nuove, quindi sono i nostri ragazzi, sono assolutamente molto contenti, e anch'io sinceramente della risposta che sto avendo di questi ragazzi. Stanno facendo loro nei laboratori, adesso abbiamo già iniziato per via telematica, hanno già acquisito tantissime informazioni, insomma siamo curiosi di farvi vedere i nostri prodotti. Quindi seguite il nostro sito web dell'Istituto Comprensivo Geremia Re Polo 2 di Leverano, guidato dalla nostra dirigente professoressa Cazzato, e insomma seguiteci sulle nostre pagine perché ci saranno tantissime novità. La cosa importante è che i nostri ragazzi comincino a rendere proprio la tecnologia, per esempio il drone, e attraverso l'acquisizione, ripeto, di video e immagini che andremo in giro per il paese. Grazie, ovviamente ringrazio Filomena, ringrazio Fernando dell'occasione e grazie a tutti. Grazie Maria. Chiaramente l'intero percorso lo potete seguire anche sulle pagine Facebook e su Instagram di Primavera della Legalità e sulle pagine Facebook di Lega Ambiente. Tutto ciò che sarà fatto sarà monitorato. Secondo laboratorio, io sto con la bellezza, la mia casa è la più bella del mondo. Esperto Stefano Casto, archeologo e guida ambientale. Sono due laboratori abbastanza, diciamo, particolari. Prego. Buonasera a tutti, mi presento, io mi chiamo Stefano Casto e sono ospite in questa bella comunità. Quindi mi accingerò in punta di piedi a dare il mio modesto contributo a questi ragazzi. Sono un archeologo, uno studio di consulenza archeologica ambientale, e per diversi anni sono stato referente tecnico del Parco Naturale Regionale Isola di Sant'Andrea, litorale di Punta Pizzo. Con Lega Ambiente abbiamo pensato di sviluppare questi due laboratori tenendo conto di quelle che sono le specifiche di questo meraviglioso territorio. E questi due laboratori hanno un titolo molto importante. Uno è Io sto con la bellezza, l'altro La mia casa la più bella del mondo. Abbiamo pensato di integrare queste parole ricche di significato, perché oggi più che mai stiamo vivendo un momento storico nel quale è necessario ritrovare un'alfabetizzazione della bellezza. Oggi questa parola è molto utilizzata, però ecco, dobbiamo incominciare anche ad educare i nostri figli ad utilizzare nuove parole, nuovi significati e nuovi atteggiamenti. Questo perché dobbiamo insegnare loro che le nostre risorse, che fanno parte del nostro meraviglioso patrimonio territoriale, non sono soltanto dei meri strumenti volti all'arricchimento personale, ma queste risorse in realtà fanno parte di una biovarietà che consente naturalmente di garantire una bellissima ed importantissima biodiversità, e anche naturalmente di dare un grande contributo alla qualità della nostra vita. Quindi abbiamo deciso naturalmente di sfruttare questi due momenti, il primo con il laboratorio Io sto con la bellezza, che si svolgerà tra fine giugno e inizi di luglio, e questo primo laboratorio prevede un numero di quattro incontri, 4 pomeriggi di 4 ore, naturalmente ecco, non sono tante, ma cercheremo naturalmente di ottimizzare il tempo che avremo a disposizione, perché in questi 4 incontri avremo la possibilità di muoverci all'interno sia
del Parco Naturale Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, e infatti i primi due incontri si svolgeranno il primo all'accesso sud del parco, partendo da via Cantù, attraverso naturalmente una presentazione di quella che è l'area parco e del ruolo che oggi svolgono naturalmente le nostre aree naturali protette. Il sindaco prima mi ha colpito perché ha detto: è strano pensare di promuovere dei progetti volti a favorire la legalità. Beh, mi ha colpito molto perché oggi fondamentalmente in molti sono contenti, no, del fatto che siano state istituite delle aree naturali protette all'interno del nostro territorio. Però vi posso garantire, sono circa 25 anni che mi occupo di questo settore, che l'istituzione e la gestione di aree parco oggi non è altro che la dimostrazione di una sconfitta da parte dell'uomo, che è costretto a tutelare porzioni, piccole porzioni di territorio e difenderle dall'aggressione naturalmente di una stupidità e di un'ignoranza diffusa. È vero che paradossalmente però oggi all'interno delle aree parco le associazioni, gli enti di gestione hanno la possibilità di promuovere le buone pratiche e dei modelli di sviluppo sostenibile, una parola molto importante che prende origine già nel 1987 con l'importante rapporto Brundtland. Sono 34 anni che parliamo di sviluppo sostenibile e ancora oggi io credo che sia ancora più importante parlare di queste tematiche per appunto promuovere una maggiore sensibilità, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Quindi ecco, cerco di sintetizzare, scusatemi, partiremo con la prima esperienza, quindi con il primo incontro da via Cantù, quindi nell'ingresso della parte sud del parco, dove avremo la possibilità appunto di mettere in luce quelli che sono gli aspetti principali di questa meravigliosa area, e cioè quella archeologica, quella paesaggistica e quella naturalistica, perché all'interno di questa porzione di parco noi avremo modo di scoprire con i ragazzi quali sono naturalmente gli elementi che caratterizzano questo meraviglioso parco per ciò che concerne appunto la sua biodiversità, ma poi soprattutto anche di capire l'alta frequentazione dell'uomo avvenuta in questo parco, con la grotta di Capelvenere ad esempio, e quindi con i resti del Neanderthal, e poi successivamente anche visitando la grotta del Cavallo, dove naturalmente un luogo frequentato dal Sapiens. Io sicuramente saprete quello che sto per dirvi, ma voi dovreste essere molto orgogliosi di questi luoghi, perché pensate che tra qualche anno i vostri figli, i nostri figli inizieranno a studiare questi luoghi anche sui testi di scuola, anche se credo che sia un po' tardi, perché pensate che nella Grotta del Cavallo quei dentini che sono stati scoperti negli anni 60 in realtà sono stati ristudiati da un bravissimo antropologo, un docente dell'Università di Bologna, il dottor Stefano Benazzi, docente di antropologia fisica, li ha ridatati con grazie naturalmente all'evoluzione della tecnologia, e questi due dentini sono stati datati a circa 45.000 anni e sono stati attribuiti all'Homo sapiens, precedentemente attribuiti al Neanderthal. Questo significa una cosa molto importante, signori: voi a Porto Selvaggio avete la stazione e il sito più antico di frequentazione dell'Homo sapiens in Europa, precedentemente era a Cro-Magnon in Francia. Porto Selvaggio ha scalzato praticamente questo importante sito, quindi parleremo sicuramente di cose molto belle, molto interessanti, parleremo di lupi, parleremo di orsi, parleremo naturalmente di una fauna che ormai si è estinta, ma che era presente qui in queste latitudini, e ne spiegheremo naturalmente anche i motivi. Successivamente, il secondo appuntamento invece, visiteremo la bellissima Torre di Uluzzo e arriveremo quindi nella parte mediana del parco con la visita alla Grotta del Cavallo. E anche la Palude del Capitano. Nel terzo appuntamento visiteremo la penisola dell'Astrea con alcune delle bellissime torri costiere che arricchiscono il vostro territorio. Nel quarto appuntamento visiteremo invece la bellissima Salina dei Monaci, un ecosistema di straordinaria valenza naturalistica, e lì impareremo naturalmente come funziona questo ecosistema, come si formano le dune, come si stabilizzano, qual è la vegetazione psammofila, quindi tutte le piante che vegetano proprio su questi nostri bellissimi litorali. Gli daremo un nome, cercheremo di capire i motivi per i quali crescono lì e non altrove, e poi avremo anche la
possibilità di incontrare una fauna di eccezionale valore naturalistico, come per esempio il bellissimo Cavaliere d'Italia, che come sapete è un uccello acquatico molto raro, protetto da alcune direttive comunitarie, che sì, stringo, scusa professore, sempre così mi fa, e ha ragione. E quindi avremo modo veramente di vedere e di ascoltare tantissime cose. Quindi io vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza e come sempre cercherò di dare il meglio che posso. Grazie. Scusami Stefano, ma il tempo è così contingentato che veramente per riuscire così a dare la parola a tutti abbiamo bisogno di stringere. Allora, terzo laboratorio e quarto laboratorio, orienteering della biodiversità e l'aria che respiriamo. E, anzi, c'è anche un terzo laboratorio o sede di conoscenza dove il responsabile sarà Cosimo Vetrano, biologo e docente di scuola media di secondo grado. Prego. Buonasera. Okay. In realtà i laboratori sono due, orienteering della biodiversità e l'altro è ossede di conoscenza. Orienteering della biodiversità, studieremo la biodiversità attraverso delle tecniche che insomma ci portiamo un po' nel nostro formazione. Il primo, quello orientino per l'università, sarà un laboratorio che condurrò con Fernando e utilizzeremo le tecniche dell'orienteering, quindi cartografia, bussola e alcune altre tecniche di pionieristica adattate poi allo studio della biodiversità. Io porto con me l'esperienza di percorso scout e poi di capo scout che attualmente ancora conduco e poi Fernando è altro esperto proprio per formazione. Saranno degli incontri, inizieremo dalla palude del capitano e poi proseguiremo con altri siti di interesse naturalistico ovviamente e durante questi incontri poi cercheremo anche di effettuare delle osservazioni anche a livello microscopico, quindi andremo ad analizzare anche l'anatomia di ciò che osserviamo, quindi non solo l'aspetto, la forma, ma anche l'aspetto interno. Sempre grazie ai microscopi che il GAL, che il presidente Durante ci ha fornito. Poi l'altro laboratorio è quello sede di conoscenza, il periodo sono tre incontri settimanali a partire dalla settimana che inizia dal 12 di luglio, quindi sono tre incontri fino alla fine di luglio. La prima settimana di agosto, l'ultima settimana di agosto invece si svolgerà l'altro laboratorio, sede di conoscenza. Praticamente andremo ad analizzare le acque marino-costiere e le acque sotterranee. Abbiamo ordinato gran parte dei kit, stiamo concludendo l'ordine e saranno i ragazzi anche qui protagonisti, saranno loro a svolgere le analisi con dei kit ovviamente sicuri dove non si manipolano reagenti e scopriranno loro stessi la qualità delle acque. Faremo delle analisi sia chimiche ma anche microbiologiche. Per le analisi microbiologiche utilizzeremo la struttura. Del mare invece analizzeremo anche il plancton. Quindi vedremo tutto un mondo meraviglioso che non riusciamo a vedere ad occhio nudo. Questo è quanto. Ho cercato di fare massima sintesi e passerei la parola. Grazie. Grazie Cosimo. Allora, altri due percorsi, trame di libertà e di bellezza e seminare la buona pianta. E ancora io leggo per te, Assunta Zecca, presidente dell'associazione Novellando Teatri d'Arte, attrice, animatrice culturale, esperta anche in yoga per ragazzi. Prego Assunta. Allora,
esperta di yoga e di teatro per ragazzi. Metterò insieme queste due metodologie per percorrere i territori, cercare testimonianze insieme a loro e raccontarle. Il lavoro di Trame di Libertà e Bellezza è in pratica in collaborazione con il Museo della Preistoria di Mardò. I ragazzi faranno questa esperienza all'interno del museo e poi insieme a loro andranno sul territorio di Porto Selvaggio, creeranno delle mappe, faranno dei laboratori. Cercheremo attraverso la figura di Renata Fonte, assessore comunale di Mardò, e la visione del film, le testimonianze dirette, saranno momenti di confronto volti a favorire la coscienza identitaria per mutare il senso di responsabilità e di tutela del paesaggio. Insomma, vivremo giornate speciali alla scoperta della bellezza, natura, cammino, divertimento e teatro. E questo servirà ai ragazzi a tenere un diario di bordo che a fine settembre, perché durerà dall'inizio di giugno fino a fine settembre questo laboratorio, e servirà poi a dare una restituzione alla comunità. Non abbiamo un canovaccio, diciamo, prestabilito, un testo, però cercheremo le tracce attraverso il paesaggio, attraverso le esperienze, attraverso questa storia, perché vogliamo raccontare la memoria di chi si è sacrificato per questo paesaggio, per questo luogo. E i ragazzi faranno una prima ricerca di testi, di visioni, di testimonianze, per poi essere, diciamo, consapevoli attraverso quello che è il guardare, il vedere, l'assaporare. Sarà secondo me un'esperienza molto forte, perché è difficile attraversare i luoghi ed esserne poi promotori consapevoli di quello che è la sensazione, per poi portarla a raccontare. Loro faranno questo percorso. Faranno questo percorso, cioè, diciamo che questo percorso di consapevolezza lo faranno in tutti e tre i laboratori. Seminare la buona pianta è un altro laboratorio, sempre che parte dalla ricerca, per poi confrontarsi con un'associazione di Mardò, Diritti a Sud, e questi ragazzi di questa associazione sono stati promotori qualche anno fa di una esperienza molto diciamo difficile. Esiste la mafia nel nostro territorio, cioè tutti conosciamo Masseria Boncuri e quello che succede in quel luogo, per cui non possiamo voltarci dall'altra parte, non possiamo dire che le mafie non esistono. Per cui questi ragazzi saranno protagonisti di questo laboratorio, verranno a raccontare la loro esperienza di cittadinanza, saranno gli stessi immigrati attraverso anche il progetto Voci Migranti, e anche lì sarà sempre la ricerca, le visioni, i testi a trasportarci, diciamo, per arrivare poi ad avere una consapevolezza di quello che è il luogo. E il terzo laboratorio è un laboratorio di lettura, un laboratorio di testo, di parola. Saranno i grandi, chi vorrà, le istituzioni, i presidi, le mamme, i papà, a venire a raccontare una storia, a leggerla ai ragazzi, attraverso poi un laboratorio artistico. Sceglieremo le parole, forse un laboratorio di ricamo, un laboratorio di disegno, e i ragazzi disegneranno, ricameranno le parole importanti, le parole legali, e le abiteranno. Grazie. Grazie Assunta. Altri laboratori: orto raccolto, giardino colto, con Mariella Salierno e Salvatore Gervasi del Centro di Cultura Popolare di Melpignano. Prego Salvatore. Un minuto a testa. No, scherzo. No, parli tu. Okay.
e ambedue veniamo dal mondo della, come dire, dell'organizzazione e la conduzione di attività culturali, artistiche. Ma alcuni anni fa, con un progetto che si chiama Amor Loci, Teatro d'Ambiente, siamo entrati, come dire, a muso duro all'interno di una realtà che doveva in qualche maniera occupare anche, come dire, vederci artefici di alcune cose. Per cui sia io che Mariella abbiamo frequentato anche un ennesimo corso, quello di operatori di masserie didattiche, perché appunto ci interessava molto guardare a questi aspetti proprio legati all'agricoltura. E quando uno parla di agricoltura dice: ma agricoltura, no, esiste l'agricoltura dinamico, rigenerativa, evolutiva, ed è quella che ci interessa. Cioè ci interessa far capire ai ragazzi che l'impegno più grande che abbiamo ora nel Salento è il suolo che è degradato terribilmente da pesticidi e da inquinamenti vari. Ci sono giudici che stanno dietro a questa storia e voi sapete di che parlo. Ma sappiamo anche che istituzioni sono, come dire, ancora ferme e assistono a cose del tutto malefiche, diciamo così. Quindi abbandoni del territorio a mafie, abbandono del territorio a, diciamo così, a... Secondo me i bambini li spaventi, però. Beh, no, perché appunto c'è un'altra realtà che è questa, che invece di passare il tempo a ragionare di queste cose, sapete che facciamo? Guardiamo quanto humus c'è in questo terreno che ci hanno affidato, perché noi appunto dobbiamo, come diceva prima Assunta, il luogo, abitarlo. Per cui non possiamo fare un giardino intorno ad una scuola e lasciarlo così, quindi ce ne dobbiamo occupare. Ma chi è del nostro laboratorio qui? Ah, ecco, c'è qualcuno. C'è. Bene. Quindi i semi che portiamo quali sono? Può darsi che qualche nonno ha anche conservato semi proprio autoctoni, cioè di Leverano o del Salento. Ecco, questo ci interessa molto. Quindi il suolo, i semi, e poi vedere le cose che facciamo crescere, evolversi, progredire, così come fanno le piante, le erbe, che alcune erbe addirittura le chiamano erbacce. Noi impareremo invece a... Molte si mangiano, molte sono curative, molte sono terapeutiche, quindi di erbacce c'è veramente poco. E quindi impareremo anche ad utilizzare quello che la natura ci offre qui. Quindi... Salvatore. Ah, basta così? Sì. Grazie Mariella, grazie. Mi sei venuta in soccorso. Altro laboratorio, la Puglia che vorrei, immaginando ambiente e bellezza, condotto da Fabio Fisenta, documentarista di storia locale, e Isabel Fisenda, studentessa di scienze ambientali. Prego. Grazie, sarò brevissimo. Allora, la Puglia che vorrei è un laboratorio di audiovisivo, mentre immaginando come immagini, le immagini fotografiche anche, immaginando ambiente in bellezza è quello, il laboratorio fotografico. Partiremo lunedì e venerdì, già subito, ho appena concluso due altri progetti scolastici bellissimi e partiremo con questa meravigliosa avventura. Con questo io penso che il nostro paese ha dei grandi meriti, perché vedo da qualche anno un connubio tra le istituzioni locali, la scuola, grazie anche alla dirigente scolastica qui presente,
la cittadinanza e i ragazzi. Si stanno creando veramente dei bei laboratori molto importanti per i ragazzi. L'anno scorso ne abbiamo fatto un altro bellissimo, sempre insieme all'Ecomuseo, all'Ecambiente e tante associazioni. Ci sono tante associazioni veramente che danno tanto in questo paese. Bene, detto questo, nel primo laboratorio, la Puglia che vorrei, noi faremo prima un percorso pratico e teorico, che faremo qua in questa sede, dove spiegheremo ovviamente l'affascinante mondo della ripresa, quindi come si fanno le riprese, cos'è una videocamera, come funziona, e poi come si fanno i montaggi, come si mettono le musiche, tutto il mondo magico e affascinante di ciò che è l'audiovisivo. Una volta imparato un po' il funzionamento, faremo una piccola troupe di 10 ragazzi, ognuno che avrà un compito diverso e che ruoteranno tra di loro, e faremo anche da filo conduttore a tutti i 15 laboratori. Quindi noi realizzeremo un documentario che partirà dall'inizio dei corsi fino alla fine, dove poi nella festa finale sarà proiettato un documentario che seguirà un percorso appunto di tanti laboratori che abbiamo. Mentre il Immaginando Ambiente e Bellezza, là ci immergeremo nel magico mondo della fotografia, quindi il diaframma, la luce, le ombre. La luce e le ombre perché? Perché noi abbiamo la luce, le ombre, il bianco e il nero, e l'abbiamo abbinato alla bellezza e la bruttezza. La bellezza di ciò che andremo a fotografare e anche, purtroppo, sperando di non incontrarli per strada, gli scempi, il deturpamento del territorio. Quindi anche faremo un po', abbiamo 10 occhi che riprendono e 10 occhi che fotografano, quindi avremo 20 occhi che faranno da testimonianza e anche a documentare il nostro territorio, il nostro bellissimo territorio che è pochissimo conosciuto, non solo dai ragazzi ma neanche dagli adulti. Come ha detto l'archeologo, noi abbiamo un territorio straordinario, l'Arneo, che ha 40.000 anni di storia, quindi dall'Homo sapiens, l'età luziana, dai Messapi, dagli insediamenti romani, abbiamo le tracce che sono sparse nelle campagne, ci passiamo di sopra e non le vediamo. Noi andremo a vederle, fortunatamente, con questo bellissimo laboratorio, le torri costiere del Cinquecento, le masserie fortificate, e quindi strada facendo andremo a scoprire questo bellissimo territorio che è l'Arneo. Bene, mi fermo qui, poi tanto i dettagli, per dare anche spazio agli altri, li vedremo durante il percorso che faremo. Penso di non aver dimenticato niente. Grazie a tutti. Ci sono dei ragazzi del mio laboratorio? Bene, bene. Non vedo l'ora di conoscervi. E quindi lunedì si parte e venerdì. Grazie a tutti. Grazie, grazie Fabio. Altro laboratorio, Marin Litter, a cura di Filomena e Nadia, volontari di Recambiente. Prego. Minuti, tanto io ho già parlato troppo prima. Allora, Marin Litter, ci sono i ragazzi? C'è qualche ragazzo qui? Tutte lì ce n'è uno, va bene. Gli altri, comunque, abbiamo 10 ragazzi iscritti a questo laboratorio. Partiamo martedì e facciamo un primo incontro qui, in cui faremo dei giochi di conoscenza sui rifiuti, su che cos'è il Marin Litter, sarebbe l'inquinamento e la spazzatura del mare. E poi andremo a fare laboratori, diciamo, andremo fuori, andremo sulle spiagge, andremo a fare ricerca sulle spiagge, andremo a monitorare, andremo a fare prelievi, insomma, monitoraggio, andremo a visitare poi il centro di recupero delle tartarughe marine, in cui quindi le buone pratiche, quello che sul territorio c'è e che ci permette poi di salvare quello che riusciamo a salvare. Ci divertiremo tantissimo, staremo per lo più al mare, quindi uniremo l'utile al dilettevole, per cui insomma sarà sicuramente una bella esperienza. Cominciamo, come dicevo, martedì e poi giovedì subito con l'escursione. Grazie. Grazie Filomena. Ultimo laboratorio, Cresciamo con la natura, condotto da Valentino Traversa, dottore in scienze forestali. Dove sta Valentino? Ah. Allora, buonasera a tutti, sarò breve.
grazie per essere qui. Ho finito. No, realmente è questo il laboratorio. Praticamente la natura ha due aspetti. Uno è quello che vediamo all'esterno e uno è quello che percepiamo noi. In questo laboratorio esamineremo queste due cose e nel modo in cui si uniscono tra di loro. Ognuno di voi in qualche momento è felice. Fate caso quando siete felici. Che cosa sta succedendo in quel momento? In quel momento siete uniti a qualcosa. Può essere come quelle due ragazzine che per esempio si toccavano con i piedi durante tutto il periodo. O uniti con la vostra comunità, uniti con il mondo che è intorno a voi. E questo è quello che indagheremo. Non sarò io a insegnare, io condurrò semplicemente il corso. Saranno i ragazzi a dire a me quello che percepiscono. E lo diranno a una piccola comunità viaggiante di 10 ragazzi che riuscirà a condividere insieme tutto ciò che percepisce. E questo è il nostro antidoto per il futuro. La capacità di essere uniti con il mondo e la capacità di condividere con gli altri. Se riusciremo a fare questo, davvero il mondo ha una grande speranza. È tutto qui. Grazie. Allora, un breve saluto anche da parte di Paolo Paladini, garante dei disabili. Grazie. No, io vorrei soltanto porre l'attenzione dei ragazzi su un particolare. Ci sono un sacco di laboratori ai quali partecipare e questo vuol dire solo una cosa. Vuol dire che la bellezza passa da ognuno di voi, da ognuno di noi. Passa la bellezza come può passare pure la bruttezza. Quindi fate molta attenzione a quello che fate. Facciamo molta attenzione alle azioni quotidiane, perché da lì può passare bellezza oppure bruttezza. Io ho un'idea precisa. Cos'è la mafia? La mafia non è quella che vediamo nei film. La mafia, quasi mitizzata, no, nei film, la mafia, secondo me, inizia a nascere nel momento in cui c'è, fate attenzione a questa parola, c'è una raccomandazione. Perché nel momento in cui io mi vado a raccomandare, non sto facendo nient'altro che dare mano al potente di turno, che sia politico, che sia comunque il potente di turno, e io mi sto sottomettendo per raggiungere qualcosa, per fregare chi ho accanto. Lì nasce la mentalità mafiosa. E lo possiamo sperimentare tutti i giorni, con i discorsi che facciamo nelle famiglie. Lì nasce la mentalità mafiosa. Fate molta attenzione. E come garante delle persone con disabilità, cosa ho intenzione di fare insieme a voi, insieme a tutti? Fare in modo che non ci siano privilegiati di turno, anche nel vivere il paese. Perché vivere il paese è un diritto di tutti e non ci possono essere categorie, come per esempio le persone con disabilità, escluse da questo diritto. Perché anche lì creare un paese aperto ai bisogni di tutti vuol dire distruggere la mentalità mafiosa. E vorrei strappare una promessa alla vostra dirigente. Io vorrei incontrarvi prestissimo a scuola, prestissimo, perché mi siete mancati da morire. Grazie.
Grazie, grazie di cuore Paolo per le belle parole. Uno dei passaggi più importanti del bando Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie, un'azione di antimafia sociale, è questo. Così diciamo esprime il testo. Le mafie proliferano dove c'è sfruttamento, degrado, abbandono. Questo alimenta l'economia criminale come sistema di welfare parallelo a quello legale. Anna Margiotta, responsabile di interventi per la diffusione della legalità della Regione Puglia. Credo che da queste parole si deduce come la Regione abbia investito, diciamo, nell'utilizzo di una strategia ben precisa, dove si punta sulla pedagogia della corresponsabilità, proprio al fine di aumentare il senso di appartenenza a una comunità, il senso, la consapevolezza di sé, la consapevolezza, diciamo, del contesto anche ambientale e sociale in cui si vive, tutti aspetti che hanno a che vedere con la legalità. Ecco, la Regione Puglia in questo veramente ha aperto una strada, chiaramente dando possibilità anche al mondo del terzo settore, ma anche delle civiche amministrazioni, diciamo a cascata, di continuare su questa scia e quindi fare interventi proprio funzionali per il raggiungimento di queste finalità. Prego. Buonasera a tutti e in modo particolare a questi ragazzi che pazientemente stanno sopportando tutti i nostri interventi. Siete davvero fantastici. Questo avviso è proprio per voi. Quello che, di cui stiamo parlando questa sera è stato pensato e costruito per voi. E l'intervento di Paolo che mi ha preceduta ha sintetizzato nel modo più chiaro possibile il concetto di antimafia e di promozione della cultura della legalità, o meglio dire, come è anche scritto nell'avviso, di educazione alla responsabilità sociale, più che di cultura alla legalità, perché se siamo dei cittadini responsabili, se siamo dei cittadini consapevoli, allora sapremo anche agire secondo le regole e rispettare le regole. La Regione Puglia, come diceva anche Fernando, investe tantissimo nel tema dell'antimafia sociale. Considerate che questo avviso è uno dei quattro che, come sezione sicurezza del cittadino, politiche per l'immigrazione e antimafia sociale, di cui faccio parte, promuoviamo per la legalità. La Regione Puglia, proprio nel tema dell'antimafia sociale, ha investito circa 37 milioni di euro. Considerate che è una somma importante, considerevole, per promuovere azioni, quindi interventi sul territorio pugliese che vanno nella direzione della lotta, del contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e mafiosa. L'avviso di cui stiamo parlando questa sera, all'interno della quale è stato approvato anche il progetto di cui voi poi sarete i diretti beneficiari, è un avviso che va in attuazione al testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza, che è una legge regionale, la numero 14 del 2019, e che prevede, raccoglie all'interno di questo testo tutta una serie di provvedimenti, di azioni finalizzate nei diversi ambiti a promuovere appunto la cultura della responsabilità sociale. Una parte di questa legge è dedicata proprio alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, e l'avviso va ad attuare una parte di questa legge. Come dicevamo, sostanzialmente il testo unico, non sto a dirvi, a parlarvi del testo unico, perché non vorrei scendere in tecnicismi che vi possono annoiare. Ma considerate che sostanzialmente è un trattato pedagogico, perché pensa in modo particolare a voi, ai giovani, alle giovani generazioni che consideriamo i semi della legalità, i semi attraverso cui possono generare
quegli stili di vita corretti, quegli stili di vita improntati al rispetto delle regole, che poi genereranno, saranno poi coloro come adulti responsabili, genitori, insegnanti, educatori, amministratori e qualunque professione voi farete, che vi permetterà di seguire uno stile di vita diverso. Riqualificare appunto anche quei contesti urbani laddove c'è degrado urbano e quindi non c'è la bellezza, ma riqualificarvi, restituire bellezza, restituire dignità, significa recuperare anche le persone. Quindi la bellezza di un contesto urbano insieme all'azione di una comunità restituiscono dignità ad un territorio. Nell'avviso abbiamo ipotizzato un percorso in laboratori esperienziali. Perché? Perché non volevamo costringere voi ragazzi a stare seduti lì a studiare da un punto di vista, diciamo, soltanto teorico, che cosa significhi ad esempio o chi sono le vittime innocenti delle mafie, che è un tema a me molto caro e con Viviana, con la quale condividiamo questi percorsi, oltre ad un rapporto appunto di amicizia e fraterno, e condividiamo insieme questi percorsi di ricordo della memoria come impegno. Conoscere la storia delle vittime di mafia è importante. Noi in Puglia abbiamo 65 vittime innocenti delle mafie, ma quanti all'infuori degli addetti ai lavori conoscono effettivamente queste storie di vita? Chi erano queste persone? Perché sono state ammazzate? Ma non importa solo conoscere perché sono state ammazzate e chi erano, ma cos'erano ragazzi come voi che sono diventati vittime innocenti delle mafie? Abbiamo a Bari Michele Fazio, 12 anni, ma ne abbiamo tanti altri. Angela Pirtoli, a Parabita, una bambina di soli 2 anni, ammazzata insieme alla madre. A Parabita, ad esempio, è stato finanziato uno dei progetti con avviso bellezza e legalità, e questo progetto prevede la messa a dimora, se così possiamo dire, di un'imbarcazione di 17 metri sequestrata alla criminalità per il traffico degli immigrati. Sapete voi ragazzi, no, che viviamo da tanto tempo purtroppo questa piaga sociale del traffico di esseri umani. Allora una barca a vela confiscata ai trafficanti di uomini è stata assegnata ad un ente del terzo settore, perché in questo avviso noi abbiamo voluto dare senso, valore, visibilità al lavoro che fanno le associazioni del terzo settore, perché sono quelle che conoscono sul territorio i bisogni, le criticità, sono quelli che possono intervenire a dare davvero un senso alle azioni che noi come regione vogliamo promuovere. E quindi a Parabita, in questo parco dedicato ad Angelica Pirtoli, sarà messa a dimora la barca a vela di 17 metri dove faranno laboratori di legalità, ed è un progetto bellissimo, è un simbolo forte di contrasto non repressivo alla criminalità, all'illegalità, all'agire illegale. E quindi oltre a questo potrei dirvene tanti altri di progetti e di attività che sono in corso. Considerate che su questa azione, su questo avviso, come regione abbiamo messo a disposizione 7 milioni e mezzo, quindi un impegno molto importante, e sono arrivati 162 progetti, quindi un numero corposo e consistente. Oltre la metà sono stati già avviati, perché essendo un bando a sportello, quindi da un punto di vista tecnico significa che c'è un inizio e una fine abbastanza lunga, e quindi i progetti man mano che arrivano vengono esaminati da una commissione di valutazione e ammessi a finanziamento, per cui oltre la metà è già partita e stanno realizzando delle bellissime attività, dei bellissimi laboratori che stanno coinvolgendo tantissimi ragazzi
come voi, perché l'altro punto di forza di questo avviso è che abbiamo voluto orientarlo ai ragazzi under 18. Per quello che vi ho detto prima, perché siete voi il terreno di coltura su cui noi dobbiamo lavorare, abbiamo la responsabilità di lavorare e darvi quegli strumenti perché voi possiate crescere in un ambiente sano. Inoltre non abbiamo, a differenza di altri avvisi, e poi chiudo, a differenza di altri avvisi non abbiamo voluto vincolare alla costruzione di un partenariato, così come abbiamo fatto con Discrimination of Free, così come abbiamo fatto con Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale, sono sempre interventi di promozione della cultura della legalità. Qui non abbiamo voluto vincolare, abbiamo detto ci sono gli enti del terzo settore, quindi su 258 comuni della Regione Puglia abbiamo un terreno di enti del terzo settore molto ampio, dobbiamo dare visibilità, forza alle associazioni del territorio, ma che da sole devono sentire il bisogno di fare coesione, di creare la rete e fare coesione sociale, perché questo è l'obiettivo. Non ha senso imporre di fare qualcosa, mettersi insieme e costruire un qualcosa. Deve essere un bisogno che nasce all'interno di ognuno di noi, il rispetto dell'altro, il valore del rapporto con l'altro, della costruzione della rete, la legalità del noi, che si traduce in tutte quelle piccole azioni che ci fanno riconoscere anche il valore dell'altro. Quindi con questo non voglio dilungarmi molto per, ripeto, per non stancare, per non togliere anche tempo agli altri relatori. Intanto faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che inizieranno i laboratori e buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie Anna Donia. Scusate, ma dobbiamo andare un po' velocemente. Allora, la necessità di fare rete, la necessità di fare sistema. La scuola è un nodo importante della comunità educante. Antonella Cazzato è preside del secondo polo didattico di Leverano, Geremia Herré. Ovviamente. Sì. Forse Geremia Herré ti emoziona. Studiarlo ancora bene. Va bene. Ok, non aggiungo altro, ecco, quest'idea della comunità educante, dove le istituzioni, la scuola, il terzo settore, le famiglie si mettono in rete per portare avanti progettualità che siano duraturi, che abbiano una ricaduta sul territorio. Chiaramente se la rete funziona, sicuramente di strada se ne farà tanta e sicuramente arriveremo anche all'obiettivo dell'affermazione della legalità. Prego. Grazie Fernando, buonasera a tutti. Hanno detto tutto già le persone che mi hanno preceduto nei loro interventi. Le parole che sono ricorse nei vari interventi più e più volte sono state legalità, bellezza, senso di comunità. Io dico che questa sera, per non togliere davvero tempo a chi dovrà parlare dopo di me, qui c'è davvero tutta la comunità. Qui ci sono le istituzioni del territorio, c'è il sindaco e con lui la sua amministrazione, c'è la scuola con la mia persona e permettetemi un saluto al collega Antonio Saponaro, che so che non è qui ma che è con noi con il pensiero, perché condividiamo sempre le scelte sul territorio e anche questo progetto, Fernando. Io e Antonio l'abbiamo condiviso dal primo momento per il grande valore che portava in sé e quindi permettetemi anche di salutare e ringraziare il collega Antonio. Il comune, la scuola, le associazioni del territorio, a partire da Lega Ambiente, ma poi tutte le altre che sono state coinvolte, le famiglie e i ragazzi. La dottoressa Margiotta ha detto semi di legalità. Ci siamo tutti, non manca nessuno, ci sono le forze dell'ordine. Siamo tutti qui nella speranza di poter costruire un futuro migliore. Perché davvero, ragazzi, io parlo a voi, ai miei alunni che ho riconosciuto tra di voi, agli alunni del collega Antonio. Voi davvero siete la nostra speranza, siete la speranza di un futuro migliore, di un futuro in cui io non vi posso dire che non accadranno mai le brutture che dobbiamo combattere in maniera non repressiva.
La mafia esiste, ma noi possiamo e dobbiamo combatterla con i nostri atteggiamenti. Chi mi ha preceduto prima, la dottoressa Margiotta, ha parlato il noi nel valore dell'altro. Riconosciamo il valore della legalità, agiamo sempre comportamenti corretti a partire dalle piccole cose di ogni giorno. A scuola, in famiglia, nei rapporti con i vostri coetanei. Imparate a riscoprire la bellezza di interagire in maniera corretta e sarete sicuramente cittadini attivi e responsabili. Grazie a tutti per aver aderito a questo progetto. Grazie. Grazie Antonella per le belle parole. Allora, un saluto adesso da parte dell'area marina protetta di Porto Cesario. In rappresentanza c'è il dottor Pasquale Coppola, una realtà particolare, ecosistemi molto vulnerabili che hanno bisogno di protezione, hanno bisogno di tanta attenzione, ma anche la necessità che l'area marina protetta collabori con l'entroterra, perché durante l'estate migliaia di persone si riversano, diciamo, su Porto Cesario e su tutta la costa, sicuramente persone che dovrebbero essere i tutori, diciamo, del mare, della costa, ma spesso diventano attori attraverso comportamenti veramente indefinibili, di scempi, diciamo, e di oltraggio alla natura. Passo la parola al dottor Pasquale Coppola per un saluto. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Io ringrazio l'invito perché questa è la prima volta che l'area marina protetta riceve un invito da parte, diciamo, del territorio, visto che a livello marittimo siamo sempre un pochino lasciati da soli. L'area marina protetta così è l'ente gestore, che è distende 32 km per 17.000 ettari, quindi, diciamo, se parliamo di legalità è davvero difficile controllare e monitorare tutta questa zona. Così abbiamo preso un finanziamento per quanto riguarda delle telecamere che sono intelligenti, le abbiamo poste sulle torri costiere e abbiamo fatto un progetto delle torri costiere vedette della legalità. Ovvero tutte le volte che c'è un'imbarcazione che entra nelle zone A dove non si può accedere, queste telecamere mandano un impulso a un utente che è dietro un monitor e subito parte la vedetta da Gallipoli o da Porto Cesario in base a dove è collocata. Ma non solo, se parliamo di legalità parliamo anche della zona costiera per quanto riguarda le dune. È ormai storia, no? Si è risaputo che Porto Cesario è stata violentata negli anni 60, negli anni 70. Oggi invece su tutta la costa, grazie a queste telecamere, possiamo monitorare H24 tutto quello che succede sulla costa. E quindi questo è davvero un impulso non solo contro le mafie, ma anche contro la microcriminalità. Perché poi quando vai a prendere, diciamo, il pescatore di frodo, non è altro che il piccolo criminale che vive della giornata, che magari va lì a prendere 1.000-2.000 ricci che sono vietati la pesca, e questo ha fatto sì che si riducessero anche le infrazioni e che si rispettasse anche il regolamento, perché l'area marina protetta di Porto Cesario è una tra le prime, tra le più grandi d'Italia, e abbiamo acquisito un regolamento su cosa si può fare e cosa non si può fare. Quindi spero e mi auguro che questi incontri servano anche a sensibilizzare chi vive nel territorio che quando si va al mare, il mare è di tutti, ma ci sono delle regole da rispettare. Grazie. Grazie Pasquale. Allora, Antonio Morciano, già comandante del NOE, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce. Ovviamente le mafie ci sono, spesso non si vedono, come una sorta di ospite inquietante, stanno lì, pronti per penetrare, pronte per insinuarsi. Il NOE, diciamo, è un organismo dei carabinieri che fa un'operazione soprattutto per quanto riguarda la prevenzione dei reati ambientali, ma anche un'azione, diciamo, continua di monitoraggio su quello che accade soprattutto per quanto riguarda anche il ciclo dei rifiuti, perché lì ci sono grossi interessi. E lì dove ci sono, diciamo, i danari, come qualcuno dice, francamente è molto più facile che l'ospite inquietante si possa insinuare. Prego. Buonasera a tutti. Mi è piaciuto l'intervento che ha fatto Paolo Paladini quando ha cominciato a insinuare
come può nascere una mentalità mafiosa. Io sono carabiniere in congedo, ma resto sempre carabiniere. Ho comandato per 18 anni il nucleo operativo ecologico tra Bari e Lecce, forse immeritatamente, comunque sia, l'ho fatto e ho cercato di farlo al meglio. Ha ragione Paolo, la mentalità mafiosa nasce da un favore, può nascere da tutto ciò che vuole invadere la sfera di altri. E io che ho combattuto le ecomafie, questo neologismo l'ho inventato Legambiente nel 1994. E non è soltanto una parola, ma è qualcosa che induce alla riflessione. Ecomafia. C'è la mafia che si inserisce nel settore ambientale. L'Arma dei Carabinieri ha istituito nel proprio organigramma, tra i tanti reparti speciali che ha inserito anche questo reparto speciale, nucleo operativo ecologico. Tenete presente che al mondo purtroppo non ci sono molte polizie che facciano indagini in materia ambientale. L'Italia in Europa è unica. Negli Stati Uniti c'è l'EPA, che è un ramo dell'FBI, e poi credo che qualche scimmiottamento ci sia altrove, ma veramente, veramente poca roba. In Italia però abbiamo questo perché? Perché noi abbiamo la mafia. Avendo avuto la mafia e avendola anche combattuta, abbiamo avuto il terrorismo, l'abbiamo combattuto, l'abbiamo vinto, e la mafia la stiamo vincendo. Non è vero che stanno vincendo loro. Stiamo vincendo noi. Quindi ha creato questo organismo proprio per evitare che si possano infiltrare, come di fatto si sono infiltrate. Perché? Perché sappiamo benissimo che laddove ci sono molti denari, bene, lì ci sono interessi criminali. Non ci sono, è fuori di dubbio questo. Ovunque noi andiamo, ma anche all'estero, non pensate, loro non credono che abbiano di avere la mafia, purtroppo gliel'abbiamo portata noi, perché la mafia ha capito dove ci sono le debolezze e lì è andata a insinuarsi. Noi l'abbiamo combattuta, perché l'abbiamo combattuta da sempre, quindi abbiamo sviluppato gli anticorpi per la mafia, però non sono mai troppo forti, perché la si combatte dalla società civile, non ci vuole il carabiniere è la medicina, il magistrato è la medicina. Ma il vaccino siete voi, è la nostra comunità. Noi abbiamo avuto notizia, avete visto, il NOE di Lecce ha operato 13 arresti di criminali, tra cui ci sono anche appartenenti all'Andrangheta. Uno è ancora latitante, ma state tranquilli che presto lo cattureremo. Lui può correre, ma non scappare, verrà preso. O all'estero, chissà dove, ma lo troveremo. Lo andremo a prendere. Quindi non ci preoccupa il fatto che lui sia latitante. Ci interessa invece sapere chi fosse. Tenete presente che Brusca ha ucciso 150 persone, ma questi qua possono uccidere migliaia di persone senza che nessuno se ne accorga. Quando ci seppelliscono rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, che finiscono poi alla fine nelle falde acquifere, quelle che vanno ad alimentare l'acquedotto pugliese e ci arriva nel rubinetto di casa o nelle acque minerali, quelle uccidono. Scopriamo di avere il tumore, ma come mai questo tumore? Ma come mai questa leucemia? Ma come mai il melanoma? Come mai qualunque altra malattia? E credete, talvolta ci meravigliamo, nell'eccesso ci meravigliamo, una terra così bella, così pulita, tra virgolette, ci sono posti dove c'è tanta malattia. Noi ci siamo fatti, io me lo sono fatto da comandante, l'esame di coscienza ha detto va bene, ma che cosa sta succedendo? È una questione naturale, perché ci può essere, il radon è una delle cose naturali che può incidere sulla salute delle persone.
però è possibile che l'aria sia inquinata, il terreno inquinato dove noi poi coltiviamo. La terra dei fuochi ci ha insegnato tantissimo, soprattutto a Caserta. Noi l'abbiamo combattuta. Siamo riusciti a trovare, quando comandavo il Noi di Bari, una famiglia camorristica aveva cominciato a prendere come dire, le misure per andare a inquinare il Parco Nazionale della Murgia. Li arrestammo tutti, per fortuna, però lì è rimasto il danno. Stavano creando, pensate, uno sbarramento di due colline con dei rifiuti per farci un lago artificiale dove poi devo metterci dei pesci da andare a pescare, da far pescare alla gente, pescatori, sportivi, eccetera, dietro pagamento. Pensate la mentalità criminale dove arriva. Pensate che cosa sarebbe dovuto succedere lì. Adesso andare a ripulire il problema. Una volta che hanno sporcato, sì, tu li metti pure in galera, ma poi chi va a pulire? Siamo noi, i sindaci. Il sindaco è andato via, credo, no? Ah, eccolo. Il sindaco, quando gli arrivano le segnalazioni o dagli ambientalisti, ma anche da noi carabinieri, io quando ero in servizio ne ho mandate a tutti, quindi non penso che le verranno sia stata esclusa. Mandavo le segnalazioni dicendo: guarda, io ho ricevuto una denuncia di abbandono di rifiuti, vai a pulire, perché comunque il sindaco è competente, non il cittadino che ha ricevuto magari il danno, qualcuno è andato a sversare dei rifiuti di sopra. Il sindaco può fare l'ordinanza, dovrebbe farla in danno di chi ha commesso il fatto, non il proprietario del terreno. E generalmente non si scopre mai, perché no. Quindi il comune sborsa dei soldi, quei soldi sono nostri, sono di tutti, sono della comunità, sono dello Stato, sono da chiunque voglia, ma qualcuno siamo, è la comunità che paga. E questa gente la dobbiamo contrastare. Ragazzi, avvio a voi, quando vedete qualcuno che butta una cicca di sigaretta per terra, se glielo dico io, mi manda a quel paese. Ma se glielo vedete voi, lo fate vergognare dalla punta dei piedi fino alla cima dei capelli, fatelo, perché voi li educate. Voi li educate, non il carabinieri. Il carabinieri lo sanziona, gli fa la multa, è visto come il gendarme. Ma voi gli insegnate la vita, gli insegnate a dire che è un cretino, glielo fate capire, lo capisce da sé, magari vi fa pure un gestaccio, ma lo fate vergognare, diventa, come, che vi devo dire, una pezza, perché dai ragazzi si impara tanto. E voi non lesinate rimproveri gli adulti, non lesinatevi, non lesinate. E quando sarete grandi, combattete, insegnate ai vostri figli, perché gli errori che abbiamo fatto noi non tornino a ripetersi. Io credo di dover chiudere, perché se no non parla più nessuno. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Antonio. Abbiamo voluto, come simbolo di questo progetto, utilizzare l'immagine di un'orchidea. Non vi dico nient'altro. Qui abbiamo Roberto Gennaio, prego Roberto, naturalista, funzionario dell'ARPA, che è stato colui il quale ha dedicato questa orchidea di cui parlerà a Renata Fonte. Grazie per essere qui intanto. Buonasera, vi ringrazio per questo invito, ringrazio la Presidente di Legambiente, gli amministratori e voi tutti che presentemente siete stati qui come gruppo di adulti ma anche come ragazzi. È la prima volta che vedo tanti ragazzi che ascoltano con interesse e tutto ciò che è stato detto. Un progetto veramente importante, credo che sia forse il primo nel Salento che viene così differenziato e porta molti di voi a capire, oltre che l'importanza della legalità, anche l'importanza della tutela dell'ambiente, no? L'ambiente che cos'è? Non è altro che la nostra casa dove noi viviamo, per cui dobbiamo prendercene cura, quello che state facendo voi, cioè capire quanto è importante abitare nella nostra casa attraverso una legalità, cioè il rispetto, è quello che ha fatto Renata Fonte.
Io sono un naturalista e mi interesso di ambiente da tantissimi anni, sono un orchidologo e per cui studio la vegetazione, gli insetti, la fauna, tutto ciò che il nostro Salento ci propone, ci fa vedere. Io lo chiamo la nostra Amazzonia, perché se voi vi girate un pochettino intorno e guardate con gli occhi che vedete attraverso i laboratori, quanti insetti, quanti animali, quante farfalle, quanta bellissima biodiversità, così viene chiamata, che è coloratissima. Per cui non bisogna tanto andare a guardare lontano dai nostri occhi quando abbiamo poi tantissima bellezza nei nostri territori. Renata Fonte è stata la martire dell'ecologia, la prima martire credo in Italia, che si è immolata per salvaguardare uno dei più bei luoghi d'Italia, che è Porto Selvaggio. Nel corso del mio cammino, nelle nostre bellezze, un giorno mi sono trovato davanti questa bellissima orchidea. Voi sapete che esistono le orchidee nel Salento? Non sono come quelle che vendono nei fiorai, sono molto piccole, a volte quanto un'unghia, ma fanno parte di quella ricchissima biodiversità di cui il Salento che è presente nel Salento. Penso che vengono da fuori a studiare queste nostre orchidee. La Puglia è una delle più grandi regioni con il più numero elevato di orchidee spontanee. Il Gargano, per esempio, è ricchissimo, anche il Salento. Per cui mentre un giorno camminavo nelle mie escursioni ho incontrato questa bellissima orchidea e subito mi è venuto in mente di dedicarla a Renata Fonte. Infatti si chiama Ophrys Renata Fonte. Ma mi è venuto subito così perché che nel corso dei nostri lavori abbiamo incontrato altre realtà, altre cose molto particolari, come per esempio, grazie all'associazione Inakis, per esempio qui di Leverano, che è un'altra associazione che si dedica molto nella tutela dell'ambiente, nella zona della Fichella, per esempio, dove si stanno attuando ad inserire moltissimi, una ricchezza di biodiversità incredibile vegetale. Anche lì abbiamo scoperto una orchidea particolare che abbiamo studiato, che guarda caso cresceva soltanto lì. Ma ritorniamo a questa che io ho voluto dedicare a lei. Ho pensato, abbiamo una ricchezza incredibile nel nostro Salento e non ce ne rendiamo conto. Legalità. Tenete presente che non ovunque possiamo fare tutto nel nostro Salento, ma purtroppo esistono ancora dei lavori che vengono legalizzati per fare qualcosa che nelle aree protette non potrebbero essere fatte. Ma siccome perdiamo quel tram, perdiamo quei soldi, dobbiamo per forza fare qualcosa. E allora molto spesso si realizzano dei lavori che non dovrebbero essere realizzati. Anche questo io credo che sia una mafia verde. Cioè non per forza possiamo fare, dobbiamo fare qualcosa ovunque. Potrei portarvi degli esempi, ma non li faccio. Però il nostro Salento deve essere guardato con un occhio più attento. E niente, Renata Fonte per cui è quel simbolo che non deve essere mai perso di vista, perché il nome, oggi ho guardato un pochettino su internet per capire che cosa significa il nome Renata. Sapete che significa? È un nome celtico che significa rinata, nel senso che è colei che ha ottimismo e che rinasce continuamente e che è sempre orgogliosa di quello che ha fatto nel tempo. Per cui noi dobbiamo essere quelle bandiere portavoce di quello che ha fatto Renata Fonte. Cioè attraverso il vostro lavoro, attraverso questi progetti di biodiversità, salvaguardare il nostro ambiente. Vi ringrazio. Grazie Roberto. Una rinascita continua nelle nostre coscienze, soprattutto di quei valori, di quelle battaglie che Renata Fonte ha portato avanti e tanto da rimetterci anche la vita. Grazie Viviana Matrangola per essere qui. Prego, non aggiungo nient'altro se non il fatto di esprimerti la nostra gratitudine per la tua presenza. Bene, grazie. Grazie a voi. Io intanto subito una richiesta. Volevo sapere se questi corsi sono destinati solo ai ragazzi o se è possibile parteciparvi, perché sono talmente ricchi, talmente stimolanti, talmente che io mi iscriverei a tutti, però se qualcuno posso, veramente è una richiesta che è mi fa. Ah già, è vero. Ah ok, d'amblè. Devo dire che fra tutti l'intervento, consentitemelo, che mi ha colpito di più è quello di Paolo.
e mi venivano in mente, me le sono andate a cercare mentre parlavi. Le leggo perché non voglio riportarvele così come sono. Le parole di una persona che ha amato la bellezza e che ha dato la propria vita per difendere la bellezza, un po' come la mia mamma, tant'è che spesso vengono associati, e infatti c'è Giancarlo Caselli che definisce Renata Fonte come la Peppina impastato al femminile. E allora proprio le parole di Peppina impastato: se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. L'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso con tutto il loro squallore da operazioni speculative ci si abitua con troppa facilità, l'abitudine di cui parlavi tu. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza, perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore. Per dire no all'abitudine, alla rassegnazione, sì allo stupore, no alla delega e no a quella cultura del favore, del privilegio, contro la cultura del diritto che siamo chiamati tutti ad affermare. E allora c'è chi ci ha indicato una strada, che è diventato testimone di quella politica nobile che si ispira ai padri costituenti, e quella politica che si ispira al servizio di Caritas, di mettersi al senso di Caritas, quindi di mettersi a servizio della comunità, del cittadino, a servizio degli altri, a tutelare il bene comune. Quindi non qualcosa per sé, ma spendersi, sporcarsi le mani per il bene comune, per gli altri. E quella della mia mamma, che è un esempio di cui non potrei essere più fiera, è una storia di lungimiranza, perché voi di Lega Ambiente mi insegnate che nel lontano 1984 non c'erano ancora le leggi che tutelavano il territorio e l'ambiente. Solo la legge Galasso, ma soprattutto non c'era la cultura, la sensibilità, quella cultura ecologista, quella cultura ambientalista. E allora quel senso di appartenenza, quel senso di identità da cui nasce proprio la voglia di difendere il proprio territorio, sentendolo bene comune, quella voglia di difendere e tutelare la bellezza perché aveva compreso come il vero valore e il vero investimento per il futuro era proprio la bellezza, anche perché questa terra ci è data in prestito, non è nostra, e la dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi meglio di come l'abbiamo trovata. E quindi questo senso di appartenenza, di identità, ci ha insegnato quella che è l'ecologia della bellezza, che non è soltanto riferita alla bellezza di un territorio, ma è anche riferita alla bellezza delle relazioni umane, dei rapporti interpersonali che fanno una comunità. E quando esempi di buona politica come la vostra, da cui nascono questi progetti di bellezza, si contrappongono con quella mala politica, con quella politica collusa che invece rende una comunità, un sistema più funzionale all'esercizio della legalità. E noi sappiamo benissimo che dove si radica e si diffonde la mafia, ma anche la mafiosità, quindi quel sistema di cultura, di metodo, di pensiero mafioso, proprio lì c'è il degrado di un territorio. E quindi l'esempio di Renata, che diventa un esempio di lotta civile, vedete, non solo in Italia ma nel mondo. C'è qui una mia carissima amica a cui in modo virtuale ho raccontato una storia. Io sono stata a lungo membro dell'ufficio di presidenza di Libera e sono stata per moltissimi anni referente di Libera Memoria nazionale e internazionale dopo, proprio per dare voce a chi non ha più voce ma ancora tanto da dire.
e per restituire quel diritto alla memoria a coloro i quali è stato negato il diritto alla vita. In uno di questi percorsi straordinari che ho fatto con Libera nel 2006 ho avuto modo di parlare di Renata Fonte all'ONU a New York, quando ancora qui si faceva fatica a parlare di Renata Fonte e si faceva fatica a riconoscerla come vittima di criminalità organizzata, cioè di quel sistema di cultura, di pensiero, di quella connivenza tra politica, mafia e imprenditoria, che ancora facciamo veramente fatica. Ecco perché la storia di Renata è così straordinariamente attuale, moderna. E in quell'occasione abbiamo costituito un Global Network for Peace, un network, una rete mondiale per la pace. E in rappresentanza siamo arrivati da tutte le parti del mondo a rappresentare le vittime di mafia nel mio caso, dei crimini di Stato come per la Colombia o per il Messico, del nucleare come per il Giappone, del terrorismo, della guerra, tutte queste associazioni riunite che in una press conference, una conferenza stampa fatta alla St. Paul Cathedral, dove furono celebrati i funerali dei vigili del fuoco che persero la vita nel cercare di salvare altre vite in quell'attentato dell'11 settembre, questo Global Network for Peace è stato voluto proprio da Peaceful Tomorrow, che è l'associazione dei familiari delle vittime dell'11 settembre che hanno rifiutato la guerra come risposta a quell'attentato, ma hanno cercato con questo Global Network for Peace di creare uno strumento concreto di azione di pace nel mondo. In quell'occasione io ho avuto modo di conoscere Marcia Scantelburi, che è una giornalista cilena che è stata arrestata e torturata sotto il regime di Pinochet. E Marcia mi ha raccontato come negli anni 80, pensate, Renata Fonte per le donne cilene era simbolo di lotta ambientalista. Questo mi fa capire come certi valori siano universali. Ed è un po' come quando io e mia sorella ricordiamo Berta Caseras, l'attivista honduregna, che si batteva per difendere il suo fiume sacro nel lontano Honduras. Berta diceva che difendere il suo fiume equivaleva a difendere tutti i mari del mondo. Ed è un po' come se Renata Fonte, difendendo il suo mare di Porto Selvaggio, avesse anche difeso il fiume sacro di Berta nel suo lontano Honduras. Grazie, grazie Viviana per il tuo bellissimo e importantissimo contributo. Veramente grazie di cuore. Stiamo volgendo al termine di questa iniziativa. Consigliere, allora, spesso credo che il destino personale, la storia personale, il vissuto personale si incrocia anche con l'impegno pubblico, con l'impegno politico, quello amministrativo, quello anche come amministratore regionale. Io credo che Donato Metallo, diciamo, sia anche espressione di tutto ciò. Quando era sindaco, me lo comunicava un mio carissimo amico di Ragale, allora lui è stato veramente, diciamo, molto coraggioso. Coraggioso perché? Perché per la prima volta, forse in assoluto, nella storia di Ragale, ha detto no alla cementificazione diffusa. Ha detto no, per esempio, all'abuso e allo scempio del territorio, allo sfruttamento del territorio, impedendo, diciamo, costruzioni a tutto spiano. E io credo che questo sia un atto di coraggio che diventa anche esempio per tanti amministratori che delle volte non sanno dire di no, perché effettivamente c'è il tornaconto politico, c'è l'interesse, diciamo, a mantenere viva quella parte di elettorato, ma in quello spazio si annidano quei comportamenti mafiosi di cui si parlava prima. Nel 2018 gli è stato consegnato, riconosciuto il premio Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, anche lui
diciamo, vittima della camorra per i suoi atti di coraggio, e credo che quella storia, ma anche riconoscimento, diciamo, a un nostro amministratore del territorio attraverso quel premio sia la dimostrazione che anche qui al sud ci siano delle esperienze forti, coraggiosi, che vanno prese a modello e, come tanti altri modelli, diciamo, veramente lavorare insieme per raggiungere quello che più desideriamo. La bellezza di quello che noi guardiamo e osserviamo, nella misura in cui la riconosciamo, diventa anche la nostra bellezza interiore, che permette ed è molto contagiosa. Donato, prego. Dopo questa presentazione, grazie. Grazie Fernando. Io, come ogni buon politico, parlerò un'ora e mezza, quindi se potete ordinare le pizze così rimaniamo qui un altro po' insieme. No, a parte scherzi, grazie innanzitutto per l'invito, onorato per l'invito, e grazie, sono felicissimo di essere in questa terra. Diciamo, ci sono amicizie che ci legano forte a questa terra e ci sono esempi di buona amministrazione, di buone pratiche virtuose. Quindi è davvero un piacere oggi essere qui, aver ascoltato tutti gli interventi. Io, mentre tutti parlavano, ho provato a scrivere qualcosa, a mettere giù qualcosa. Sarò davvero breve perché penso che soprattutto per i ragazzi vi abbiamo, diciamo, distrutti oggi. Quindi, fatemi fare però i complimenti, innanzitutto per questo ribollire dal basso. È vero, come diceva la dottoressa Margiotta, no? La regione ha investito tanto, ha messo tantissimo come soldi, e quelli servono sempre, ma poi se non si realizzano le rivoluzioni molecolari, cioè quel ribollire dal basso, non si realizza nulla. Quelli rimangono dei bandi, per quanto scritti bene, per quanto concordati con il territorio, se non ci sono persone così, poi non vengono ad essere portate avanti, e i ragazzi non possono usufruire di questo. Due, complimenti sindaco, complimenti Lega Ambiente, complimenti alla scuola. Questa è una comunità intera, è il messaggio che c'è stato più spesso, quello di comunità, non solo educante, ma è militante e combattente, cioè si esce fuori dalla scuola, si va sul territorio e si trasformano quelle che Gramsci chiamava realtà distorte. Ed è tutto quello che oggi state facendo, e lo fate partendo appunto da quello che è il futuro di questa terra. Tre, servizio pubblico. Sindaco, mi hai colpito molto, perché il sindaco ha detto... Il sindaco, l'amministrazione, non deve solo fare una strada, accendere una luce laddove non c'è in periferia. Cose utilissime e giuste che la gente ci chiede, ma servizio pubblico è investire appunto in cultura. E purtroppo normative nazionali dicono che la cultura per i comuni non sia servizio essenziale, addirittura in alcuni casi non puoi spendere i soldi in cultura perché non sono visti come servizi essenziali. Qui invece c'è un'inversione di immaginario, e quindi siete fortunati ad abitare in questa terra dove ci sono visioni e immaginari di questo tipo. Quattro, uno degli elementi che è emerso, 120 soggetti partecipanti, no Fernando? Dottoressa, correggimi se sbaglio, ma il bando parlava di minimo 20 partecipanti. Questo cosa significa? Che chi ha fatto il progetto non l'ha fatto semplicemente per prendere dei soldi, ma lo ha fatto perché ci crede in quello che fa, altrimenti non si sarebbe arrivati soprattutto a tutti gli interventi che ci sono stati oggi, ai tanti esperti che sono stati messi insieme e a tanti ragazzi che usufruiranno di questa opportunità. Ne abbiamo visti tanti bandi, dottoressa, no? E sappiamo quando vengono scritti e come vengono scritti. Questo è un bando davvero che è un bando di missione, soprattutto. E poi Fernando ha detto... esperienziale, emozione. E qui mi taccio, diciamo, con i più grandi e parlo a chi come voi ha resistito fino adesso. Io ho sentito, vi hanno detto tante parole, no? Parole importanti, mafia, ambiente, educazione, legalità, tutte queste cose. Io vi do solo un consiglio: vi dovete innamorare di tutto quello che fate, incuriositevi e meravigliatevi. Dalla quella che può sembrare una fesseria, il calcio per noi maschietti, no? Ci innamoriamo di cosa? Di un dribbling di Dybala, di un colpo di testa di Ibrahimovic. Qui avete la possibilità, grazie a queste persone, di innamorarvi. Prima si è parlato di erbaccia, ci possiamo innamorare anche dell'erbaccia. Perché? Perché ha proprietà medicinali, perché si può mangiare. Ci possiamo innamorare, Stefano diceva prima, del Cavaliere d'Italia. Io non sapevo cosa fosse il Cavaliere d'Italia.
avete la possibilità di vedere un uccello, me lo mostrava prima Stefano in una foto che è bellissimo. Perché io ho chiesto a Stefano, ma perché viene detto Cavaliere d'Italia? Perché si chiama così? Stefano mi diceva, perché è elegante, perché è sinuoso, perché quando si stacca in volo ha queste gambe che sembrano dei trampoli e spicca il volo. E quindi tutto questo, solo quando voi riuscirete a... Prima Stefano diceva, entreremo in una grotta dove 45.000 anni fa c'erano delle persone che abitavano quella grotta e c'erano i lupi, gli orsi, no? Allora quando si usano paroloni come ecosistema, biodiversità, cos'è? Semplicemente è la meraviglia della natura, è l'equilibrio che c'è nella natura. Io sono stato in Africa, andai su una spiaggia deserta e vedevo delle buche in tutta questa spiaggia. La mia ignoranza, non conoscevo, ma cosa sono tutte queste buche? Poi pensate, in Africa il mare si ritira per un chilometro e quindi quando studiate la marea, che sono dei meccanismi, poi vedete anche la bellezza di quella marea, perché si ritira per un chilometro e i Masai, che sono un popolo di guerrieri, raccoglie i molluschi per un chilometro e li mette in dei secchi e li portano per mangiarli. E da queste buche cosa uscivano? A un certo orario, quando il sole si ritirava all'imbrunire, usciva una marea di granchi immensi da questi buchi. Quindi quella spiaggia era abitata da questi granchi. E allora cos'è questo? È meraviglia, no? Molto spesso sul libro studiamo la barriera corallina, ma se non la vediamo la barriera corallina non possiamo capire quale sia la bellezza. E io penso che un po' l'antidoto alla mafia, alla bruttezza, all'illegalità, ai palazzoni dove mettiamo poi le tendine per abbellirli, no? Dicevi Viviana. E tutto questo, se ci innamoriamo delle cose, sentiamo la ferita quando qualcuno offende quelle cose. Allora, se io mi innamoro di un'erbaccia, sento la ferita se vedo una bottiglia di plastica o di birra che sta lì da tanto tempo attaccata alla terra. Come succede quando facciamo le giornate ecologiche? L'avete mai trovate le lattine che ormai hanno cambiato anche colore e sono attaccate alla terra? Allora, se tu riesci a capire la meraviglia, non a capire perché non c'è nulla da capire, a sentire quella meraviglia. E il percorso che andrete a fare, questi laboratori, parlano proprio di questo. Quindi metteteci solo il cuore. I paroloni poi li affronteremo dopo. Però quello che vi serve adesso è connettervi proprio sentimentalmente con la terra. Ed è quello che queste persone riusciranno a fare, perché sono riusciti con me, che sono una persona grande. Mi sono entusiasmato quando si parlava del Cavaliere d'Italia, o quando mi parlava della grotta di Capelvenere, quando mi parlava del Giglio Bianco. Ci sono persone che hanno difeso il Giglio Bianco. Perché? Perché è bellezza, perché è una cosa che deve rimanere per sempre e che dobbiamo vedere tutti. E allora solo in questo modo sentiremo le ferite. Quello che potete fare in questo percorso è solo quello di continuare ad innamorarvi, e queste persone vi faranno innamorare di questo cammino. Quindi davvero complimenti per quello che fate quotidianamente e per quello che avete messo in piedi. Siete ragazzi fortunati a stare in questa terra, ad avere persone che ancora hanno gli occhi dei ragazzi. Questo è l'importante. Grazie. Grazie. Grazie Donato, veramente grazie a tutti voi, coraggiosi e resistenti, veramente una maratona, però era necessario dare l'opportunità a tutti di dare un contributo, ma per dare contezza di quello che è l'impegno di tutta la comunità che si sta impiegando per realizzare quello che il progetto prevede. Io non vi tolgo altro tempo. Sui gruppi WhatsApp che abbiamo creato, no? Dei laboratori che partiranno praticamente questa settimana, martedì il primo, riceverete via via tutte le informazioni, già alcune le avete, comunque l'appuntamento è qui per poi partire sul territorio. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci.